Hanno lavorato fino all'ultimo prima di inaugurare la sede della collezione Storic dopo mesi di lavori di ristrutturazione. Torna così a nuovo splendore l'unica collezione permanente di arte moderna italiana a Londra, che offre ai visitatori opere di Balla, Boccioni, Carrà, Severini, De Chirico, Modigliani, Morandi, Sironi, Marino Marini. La mostra temporanea per la riapertura, visitabile fino a fine marzo, è invece dedicata al corpo di spedizione britannico in Italia durante la Prima Guerra Mondiale, un tema particolare interpretato attraverso 75 opere tra dipinti e fotografie di tre artisti inglesi. Ci è sembrato interessante mettere in luce il fatto che c'è stata una collaborazione, e anzi dopo l'arrivo delle forze britanniche la guerra è veramente finita e molto è stato combattuto in Italia. E questi tre artisti che abbiamo preso in considerazione hanno tutti fatto sia le fotografie per i due fotografi Brunel e Brooks, ma anche il Carline, erano tutti lavori fatti in Italia. La collezione permanente è nata dall'ascito di Eric Storick, un sociologo e collezionista americano che negli anni 50 raccolse opere figurative, dipinti, stampe, sculture italiane dal futurismo in poi, rifiutando ogni offerta d'acquisto da parte americana e anche italiana per creare questo piccolo gioiello custodito in una splendida villa in stile georgiano ad Islington, nel cuore di Londra.